Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Tina Cipollari è la protagonista assoluta di Uomini e Donne. La bionda opinionista è il fulcro del dating show, il programma senza di lei non sarebbe di certo lo stesso. I telespettatori sono sinceramente affezionati a lei, al suo modo di fare, al suo modo di comunicare. Senza dimenticare che le baruffe con l'acerrima nemica, Gemma Galgani, sono diventate una simpatica abitudine per il pubblico nostrano. Ma come sta trascorrendo le vacanze la Cipollari? La vamp è stata pizzicata in giro in compagnia delle amiche e non è passata inosservata. Uomini e Donne, Tina Cipollari la sua estate la vive così. Uomini e Donne sta per tornare. A partire da settembre infatti andranno in onda le puntate che i Cavalieri e le Dame hanno iniziato a registrare, durante le quali racconteranno di come hanno vissuto la loro estate e se hanno trovato l'amore. Si vocifera che i telespettatori rivedranno sedere tra le file del trono Over Armando Incarnato, Ida Platano, Gemma Galgani, ma per avere la certezza occorre aspettare la messa in onda della trasmissione. Tina Cipollari, la vamp è stata beccata in vacanza così, bellissima e sensuale. Anche la bionda opinionista si sta godendo le meritate vacanze, dopo un anno intensissimo di lavoro. Tina infatti è stata pizzicata in giro con delle amiche, hanno scattato delle foto con la loro beniamina e lo scatto ha fatto il giro del web. Eccola bellissima. Si comprende chiaramente quanto sia serena e quanto stia bene in compagnia delle amiche. Lo scatto ha fatto immediatamente il giro della rete, i fan dell'opinionista le hanno lasciato dei like e tantissimi commenti di apprezzamento. La vamp si sta dunque godendo la sua meritata vacanza, fatta di relax, amicizia e leggerezza. Un'estate all'insegna del benessere, ed infatti dal suo viso è chiaro che stia bene e che si stia divertendo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.